Buonasera, bentrovati, introdotti come sentite in sottofondo e non solo dai musici della Giostra del Saracino che in questo momento in Piazza Grande stanno provando la loro esibizione di domenica prossima. Noi cominciamo questa serie di dirette, queste quattro puntate che dedicheremo ovviamente alla presentazione della Giostra di domenica 1 settembre. È tradizione oramai che questa trasmissione cominci con come primo ospite il sindaco Alessandro Chinelli, quindi grazie ancora una volta al sindaco di essere qui per introdurre appunto questa settimana giostresca che ci aspetta. Abbiamo nella nostra postazione Andrea Lanzi e Giorgio Marmorini per il commento tecnico delle prove che si sono svolte in questo pomeriggio e il collegamento con il quartiere di Porta del Foro. Questa sera inizia infatti il nostro concorso gastronomico Quartier Chef che mette a confronto le cucine dei quattro quartieri per decretare alla fine chi è stato il vincitore. Allora sindaco, cominciamo con introdurre questa 139esima edizione della manifestazione. È sempre un'edizione particolare quando cade il primo settembre, no? Perché tutta la settimana della giostra si svolge nel mese di agosto e quindi in qualche modo sembra che il clima fatichi un po' ad entrare. Invece già quest'anno, fin dalle stazioni delle carriere, si è vista una grande partecipazione di pubblico. Oramai la giostra può sfatare anche questo tabù, diciamo, del primo settembre. Sì, diciamo che è più un tabù formale che altro, perché di fatto ormai le vacanze non sono più come erano una volta, che si pigliava tutto il mese d'agosto. Io ricordo quando ero ragazzo si prendeva sempre la stessa casa in affitto a Riccione, si partiva il primo d'agosto e si tornava al 31. Per me c'era un piccolo passaggio precedente, perché siccome mio padre era cacciatore tornava l'ultima domenica di agosto per fare l'apertura e io lo accompagnavo. Oggi non è più così, le vacanze si misurano in termini di settimane, di due settimane o tre al massimo, e quindi in realtà l'ultima settimana di agosto è ormai una settimana di rientro. È raro vedere persone che rientrano direttamente a settembre. E infatti l'abbiamo visto in questi giorni, l'abbiamo visto con le prenotazioni, gli acquisti dei biglietti per la giostra, quindi sarà sicuramente una giostra di grande successo. Ecco, ci sono grandi aspettative ovviamente anche dal punto di vista tecnico, in tutti e quattro i quartieri c'è grande attesa. La vittoria di Porta del Foro ha un po' sfatato, no? Questo tabù. Ci ha levato una preoccupazione, esatto. Via. A me mi ha levato una preoccupazione. Quello senza dubbio, però allo stesso tempo, come dire, i tre quartieri che quasi allineati si stanno combattendo lancia su lancia, sono presi quasi, come dire, una giostra, tra virgolette, di riposo, ovviamente senza nulla togliere i meriti di Porta del Foro. Assolutamente. Però questa volta, come dire, si presentano sicuramente vogliosi di vincere, perché in caso non vincessero sarebbe un anno senza vittoria che per questi quartieri è pesante. Ma anche Porta del Foro, l'abbiamo visto oggi nelle prove, è in forma splendida, quindi le sue possibilità di cappotto se le vorrà giocare. Beh, insomma, loro hanno dimostrato con evidente chiarezza che un assetto societario del quartiere tranquillo, che dà fiducia, che dà soprattutto la possibilità di allenarsi correttamente e che ormai i contenuti tecnici sono alla portata di molti giostratori, può dare dei risultati interessanti. Tutti speravamo in quella vittoria, lo dico io personalmente anche se non dovrei, ma forse nessuno il giorno prima ci credeva. In realtà è andata come è andata, è andata bene, è stata una bellissima giostra, e adesso anche in quel parterre i giallocremisi sono pronti per battersela, insomma. Ecco, come dicevo, facevo riferimento a Porta del Foro perché proprio questa sera con Porta del Foro comincia questo nostro concorso Quartier Chef, anche perché Porta del Foro non è soltanto il detentore della Lancia d'Oro, ha vinto l'ultima edizione di giugno, ma è anche il quartiere che ha vinto la prima edizione di Quartier Chef lo scorso anno con i pici preparati appunto dal quartiere. Quindi queste immagini ci portano proprio a vedere e tra poco a scoprire chi sono anche i componenti della giuria che valuteranno questa prima serata e questa prima sfida appunto di Quartier Chef per questa edizione. Non so se Valentina Marconi è già pronta per presentarci appunto e raccontarci. Sì, sono pronta. Vai Valentina, allora presentaci intanto i nostri giudici. Qui intanto vediamo allora, chi ci sfida questo simulacro di burattino al quartiere. Allora, sì, buonasera a tutti, amici telespettatori di Aspettando la Giostra. Eccomi qua, la vostra Valentina Marconi, rigorosamente vestita in giallo cremisi fumé, oserei dire, perché insomma
l'outfit di questa serata, sempre ricercato sui colori del quartiere che vado a visitare. Siamo a Porta del Foro, abbiamo i nostri tre giurati della seconda edizione di Quartier Chef. E ricordiamo che il quartiere questa serata dovrà presentare un antipasto. Vorrei partire con l'unica, l'unica presenza femminile oltre a me, che è una new entry, perché gli altri due diciamo che li abbiamo già visti nella prima edizione. Invece lei è Sara Barbara Guadagnoli, e qui c'è un'ovazione perché insomma come unica donna alla sua prima edizione di Quartier Chef, la chef con la valigia. Io mi sono appuntata, visto che questi chef l'ho conosciuti poco fa, insomma ne ho approfittato, quindi vedi, mi sono fatta anche gli appunti che non si dovrebbero far vedere, però io invece, proprio per capire che è tutta una diretta, qui c'è la gente che si mette le mani nei capelli che non c'ha tipo il nostro Shadi. Ma torniamo a Sara Barbara Guadagnoli, specializzata in cucina tradizionale, responsabile Lady Chef Toscana. Accanto abbiamo Gabriele Costantino, un volto noto per molti motivi, uno perché sei alla seconda edizione di Quartier Chef e l'altro noto un po' a tutti noi è perché hai partecipato come concorrente alla quarta edizione di Masterchef, che è l'originale insomma di questa manifestazione. È autore di libri, si diletta appunto, ha scritto due libri di cucina, giusto? E invece qui insomma quello anche più piccolo, diciamo più così, quello che passa inosservato, che ormai conosciamo tutti, è Shadi, che nasce tra le fila di Teletruria con Alex e Susanna e che oggi è in Rai, è insegnante, ti diverti con i ragazzi, ma insomma è docente e hai scritto libri anche tu, insomma fai un sacco di cose. Troppe, bene, perfetto. E quindi Luca, tra pochissimo scopriremo appunto l'antipasto del quartiere di Porta del Foro, che ha deciso di presentare questa sera per aggiudicarsi appunto il premio della seconda edizione di Quartier Chef. Bene, grazie a Valentina, quindi ci ha presentato la nostra giuria, fra poco ovviamente anche il concorso entrerà nel vivo. Sindaco, invece noi entriamo nel vivo prima di ascoltare anche Andrea Lanzi e Giorgio Marmolini con i commenti sulle prove di una piccola polemica che si è già accesa relativa alla Lancia d'Oro. Lancia d'Oro che è realizzata con il grande artista Mimmo Palladino, al quale poi ovviamente ha dato conforto come sempre Francesco Conti. È una lancia che sta facendo discutere, una lancia nella quale c'è un elemento di assoluto valore da ogni punto di vista, io dico compreso quello economico, se vogliamo mettercelo, perché secondo me è un valore che sicuramente può essere messo, e chiaramente poi un elemento più tradizionale che è quello realizzato dal maestro Conti. Forse questa volta, questa è una valutazione che io ho espresso subito anche a caldo il giorno della presentazione, questi due elementi stridono un po', nel senso che è ovviamente arte concettuale quella di Mimmo Palladino, il cui riferimento a Leonardo da Vinci è immaginifico, lo ha spiegato Roberto Barbetti magistralmente, ma facendo anche capire che è una spiegazione, un'interpretazione, ma non è detto che sia la verità. E invece l'aspetto sicuramente fortemente iconografico e descrittivo del ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Conti. Le chiedo innanzitutto a lei che impressione ha fatto questa lancia d'oro. Allora, un'impressione sicuramente del tutto particolare, non c'è dubbio che la lancia è originale, è molto diversa dalle lance che siamo abituati a vedere e che anche realizzate da artisti moderni importanti come Aceves, come Ugo Riva o Tainer ci hanno dato, perché di fatto in quel caso è stato l'artista che si è, come dire, adattato alla forma della lancia e ne ha costituito l'elsa. Nel caso di Palladino, e non scordiamo che Palladino è oggi il massimo artista riconosciuto come tale di arte non tanto concettuale quanto di arte informale, non potevamo aspettarci niente di molto diverso da questo. Non dobbiamo pensare alla lancia come l'oggetto che è nato per colpire un bersaglio, lo dobbiamo pensare come simbolo. In questo caso Palladino ha dato un'espressione di simbolo del tutto personale, del tutto particolare, ma permettetemi, di grande qualità intrinseca. Se voi guardate quelle che sembrano due appendici attaccate a una lancia tradizionale, le guardate da sole, vi accorgete che sono due pezzi di grandiosa scultura. Mi dire,
vedete, ma che ci fanno appiccicate a una lancia che deve rappresentare in qualche modo il premio per dei giostratori, quindi deve avere in sé la funzione per la quale viene nata. Beh, in questo sta la grandiosità dell'oggetto, che va visto per l'appunto come un'opera d'arte più che come una lancia. Quindi ne sono rimasto stupito, ma alla fine non sorpreso, perché Palladino è un uomo che ha delle risorse culturali infinite. Credetemi, è una persona, è un artista che ha un substrato culturale legato ai miti mediterranei assolutamente inimmaginabile. E quindi io dico che chiunque se la giudicherà, si aggiudica una grande opera di Mimmo Palladino, che farà la sua ottima figura nel museo di quartiere. Non rimaniamone delusi, è un grande e come tale va accettato. Ecco, la cosa che io ho sollevato anche sabato mattina nella conferenza stampa di presentazione, è un dubbio, diciamo così, che ho avuto anche intervistando Mimmo Palladino a giugno. Cioè, quando si è un artista di questo valore, di valore assoluto, internazionale, forse dargli un tema rischia di diventare limitativo. Cioè, una lancia di Mimmo Palladino secondo me già sarebbe sufficiente. Forse l'assegnazione del tema di Leonardo da Vinci ha reso appunto questo tipo di lavoro con questa problematica che poi si è verificata. Non potrebbe in futuro anche essere pensata, visto che la linea è quella di scegliere ogni anno un grande artista, alla fine la lancia di Timer, la lancia di Muradino, la lancia di Ugo Riva, sono oggetti che hanno un loro valore al di là del fatto che siano dedicati a e che rappresentino una cosa o un'altra. Esatto. Sì, questo è vero, questo è vero. È che è un po' nella nostra tradizione avere la lancia che nell'iconografia rappresenti la dedica. Quindi alla fine Palladino a questo si è rifatto. E comunque guardate che la parte geometrica della lancia, quindi il tema dei solidi, è sviluppato in senso leonardesco. Quindi anche se non ci fosse la se non ci fosse stata l'iconografia del volto e del ritratto di Leonardo fatta da Francesco Conti, di fatto che quella lancia è leonardesca lo si capisce dalla trattazione dei volumi e delle superfici. Quindi a me piace tantissimo, se fossi un quartierista la vorrei nel mio museo. Bene, vediamo, a proposito, cominciamo a capire quali quartieri hanno maggiori possibilità di aggiungarsela questa lancia. Quindi facciamo il primo collegamento con il nostro studio mobile, dove Andrea Lanzi e Giorgio Marmolini cominciano a raccontarci le prove, cominciano innanzitutto a raccontare anche questo piccolo intoppo che c'è stato in apertura con l'inizio delle prove ritardato di una cinquantina di minuti per i lavori da svolgere sulla Lizza. Chiedo alla regia, ecco, ora ci sentiamo. Sì, c'è stato all'inizio delle prove questo intoppo perché la dirigenza di Porta Crucifera aveva notato che nella parte, diciamo, della partenza il terreno era, diciamo, sconnesso, molto probabilmente la pioggia e la terra che è stata posizionata era forse già bagnata. E quindi ecco, ora vediamo i lavori che sono stati fatti, insomma, e questo inconveniente ha fatto sì che le prove iniziassero con 40 minuti di ritardo. I quartieri comunque hanno potuto provare sempre i 40 minuti, l'unico inconveniente è che le prove sono finite in tarda serata. E parlando delle prove, diciamo, ha iniziato Porta Crucifera e quindi, diciamo, sotto il profilo, diciamo, di come sono andate, Porta Crucifero è un quartiere che ha lavorato forse molto di più sui cavalli rispetto ai tiri. Non so, Giorgio, se sei d'accordo. Sì, io penso che Porta Crucifera, per dare una valutazione un pochino più approfondita, dobbiamo aspettare domani sera, quando sicuramente anche questa parte qui verrà più curata. Prima hanno provato con i cavalli di riserva, poi hanno provato con i cavalli che dovrebbero essere quelli che disputeranno la giostra di domenica. Non è andato male complessivamente Porta Crucifera, diciamo però che gli altri tre quartieri hanno fatto questo primo giorno di prove cercando più il punto. Quindi io concordo con Andrea che si è cercato di questa sera
di dare molto spazio ai cavalli, alle traiettorie, a come andare a colpire il burato. Poi alla fine diciamo che i punti sono anche venuti, non sono venuti subito, ma sono venuti, le traiettorie sono state corrette. Già Porta Crucifera aveva fatto vedere a giugno di poter contare su cavalli molto ben preparati, che potevano permettere ai giostratori di poter affrontare il burato con molta tranquillità. Quindi io mi aspetto domani sera un giudizio più diciamo più definitivo sul tiro di questi cavalieri. Abbiamo visto anche nelle riserve, uno dei temi di Porta Crucifera era stata in questi mesi anche la crescita di Filippo Fardelli, che a giugno non aveva potuto correre col cavallo Asia che aveva preparato. È stata un'esibizione diciamo un po' improvvisata per giugno, invece ha avuto tutta l'estate per poter mettersi insieme su un cavallo che è sembrato essere molto adatto per questa manifestazione, e dopo il primo tiro anche lui è andato a colpire un centro netto. Quindi tutti e tre i giostratori di Porta Crucifera hanno dimostrato di poter essere nella condizione di giocarsi la giostra. Sì, ecco, l'unica particolarità che abbiamo detto è che è l'unico quartiere che prima ha provato i cavalli di riserva e poi ha provato i cavalli titolari. Diciamo che la prova si è svolta così: hanno provato sia Vanneschi che Rauco con questi due cavalli che sono molto simili, sono due Afflinger abbastanza giovani, uno si chiama Romina di Moscheta e un altro Rosa di Moscheta, vengono dallo stesso allevamento. E i cavalli, è la seconda volta che vengono in piazza, si sono comportati molto bene, diciamo così. E poi ha provato i giostratori di riserva, sia Paffetti, che ora lo vediamo, questo 4 che ha fatto, e poi mentre ora vediamo Filippo Fardelli su questa cavallina nuova che è di proprietà di Andrea Vernaccini, una cavalla che aveva già calcato la lizza, e al primo tiro ha fatto un 4, poi il secondo tiro ha spento un bel centro. Filippo, diciamo, con un cavallo giusto ha dimostrato negli ultimi anni di aver forse superato un po' quelle prove un po' deludenti. E poi si sono ripresentati con i cavalli di riserva, con i cavalli titolari, sia Rauco che Vanneschi, e lì hanno iniziato le prove. In realtà credo che le prove ufficiali siano iniziate nell'ultima parte del tempo. Però ecco, Porta Crucifera, ecco, ha fatto un passo in avanti, però ancora sta lavorando forse su altre cose rispetto a altri quartieri che poi vedremo. Bene, grazie a Andrea e Giorgio. Questa immagine che abbiamo visto poi con il sindaco, su quella pubblicità, voglio sollecitarlo sulla spettacolarità delle prove e sull'immagine ad esempio che veniva offerta oggi con questa ruspa in mezzo alla piazza, ma subito dopo la pubblicità ne parliamo. Poi voglio parlare anche di Polifonico e anche un po' di politica, se me lo consente. A fra poco.